Non si ferma alla corsa al rialzo dei prezzi medi della benzina. Lo confermano i dati aggiornati del Ministero delle Imprese. In autostrada, in modalità self-service, arriva a una media di 2,019 euro al litro. Le associazioni dei consumatori si mobilitano e chiedono al governo, che con l'esodo di Ferragosto ha incassato un bel po' di quattrini, di intervenire subito per ridurre le accise. Noi abbiamo sentito il parere dei napoletani. Molto male, la cosa si mette molto male. Perché milioni e milioni di persone rimane senza benzina così e non andiamo proprio bene. Ma io devo mettere 20 euro di benzina, però tu sai 20 euro di benzina non sono niente. Allora, la benzina adesso non si può mettere proprio più perché c'è 20 euro di benzina, ma a noi non lo so. Noi fortunatamente ma non sto faticando, allora cioè, mi serve giustamente gli accusi, ma qua 50-60 euro di benzina e a noi non c'è nemmeno l'aiuto, non lo so come mamma fa. E noi papamo, la benzina aumenta e noi papamo. Troppo esagerato. Specialmente chi lavora con la benzina, attraverso la benzina aumenta tutto. Io devo fare consegne e pizze, quindi comunque deve mettere. Ma sta scritto pure nell'Apocalisse che questa è la fine dei tempi, se succedono cose brutte. Destra camera a chiudere, destra camera a chiudere. Togli la accisa, non male, per stare meglio, per guidare meglio, per andare meglio tutti quanti. Invece la Vellone sai che vuole, che noi ci accappottiamo e lei sta bene. Destra camera a chiudere. Ma che si potrebbe fare nella casa? Non puoi fare niente, non comandiamo niente noi. Quello che loro vogliono fare, fanno. Arrobbano tutto quanto, arrobbano tutti. Allora, tutte le macchine, tutto adesso mi ha fermato tutto quanto. Bastasse 10 ore, no? Come faccio a stare benzina? Se mi ha fermato tutte le macchine,